Seguendo la filosofia dei piccoli passi, a moda? No, no. Filosofia dei piccoli passi senso, viene di conseguenza, perché comunque noi andremo per cercare di vincere la partita, come sempre. E tra l'altro, insomma, gli approcci alle partite sono sempre stati importanti proprio perché abbiamo avuto questa filosofia qua, per cui poi alla fine abbiamo potuto sempre contare sul risultato positivo. Quindi sarà così anche domani sera. È un campo particolare, questo non lo so, un po' storia. Uno perché ha regalato delle belle emozioni anni fa, una emozione storica. Però negli ultimi 2 anni anche un campo un po' maledetto, perché lì ha fatto delle figuracce. Ci credi un po' alla cavola, quindi magari c'è anche da avvertire questo. No, perché poi alla fine Ascoli si era sempre perso. E Cittadella, idem. No, non ci credo io a questi storici. È la terza volta che si gioca di sera. È vero. Forza di dimmere, poi ci credo. No, come no. Curiosità, poi, chiaro. No, sinceramente no, insomma. Non guardo a queste cose, non bisogna neanche farsi condizionare a queste cose assolutamente. Il Modena è una squadra, secondo me, composta da buoni giocatori, ci dobbiamo preoccupare più di questo, non del fatto che negli anni scorsi non poi ha perso a modo. Tra l'altro l'ultima partita hanno fatto una bella rimonta, no? Perdono 2-0. Nelle ultime 2 partite in casa, prima erano un vantaggio di 2 gol e sono stati raggiunti alla fine dalla Triestina. L'altro giorno erano sotto di 2 gol e l'hanno riagguantata alla fine. Che insomma, è una squadra che segna molto ma concede anche molto in casa. Quindi dovremo stare attenti perché hanno giocatori, soprattutto sui calci piazzati, molto temibili, però sono anche una squadra che lascia qualcosina agli avversari, quindi dovremmo essere bravi a sfruttarla. Tra l'altro, parlando di curiosità, è l'unica squadra che ti ha battuto in stagione, in amichevole a Montesi. Sì, è vero, ecco, questa è una cosa. Quindi che motivo in più. Ma l'esperienza brutta. Motivo in più per. Sì, è stata la prima. Anche se ti ricordi che la gara fu a senso unico, Sì, però era calcio d'agosto, anche sì, se con una squadra della categoria nostra comunque conta il campionato. Quella partita lì è stato un allenamento. Ah, però volendola prendere, sarà diverso per entrambe le squadre. Fu a senso unico perché loro fecero quel tiro in porta e con quello vinsero. Sì, è vero, facciamo una buona partita, non riuscimmo a trovare il gol. Un po' la filosofia di queste partite qua, nel senso che costruiamo tanto anche in quella gara senza riuscire a segnare, e poi ci fu un Eurogol di Mazzarani da distanza che beccò l'incrocio, insomma. Però una cosa è sicura, che loro da lontano sono molto pericolosi, perché sia Mazzarani, Giglioli, Pasquato, lo stesso Luisi, non ci pensano 2 volte, dai 25 metri quando hanno l'occasione calciano in porta. La dimostrazione di quella partita la dobbiamo tenere ben presente, che hanno fatto gol con un tiro da lontano, e domani sera ci sarà tra l'altro anche probabilmente umidità, quindi il campo sarà molto bagnato. Dovremo stare attenti a questi tiri perché sono molto molto insidiosi. Ecco, ma secondo te domani si vince attendendo o aggredendo? Ma una squadra che, se li aspetti, hanno qualità da metà campo in su, quindi non dovremmo cercare assolutamente di far arrivare palla a quei giocatori che hanno qualità, quindi cercheremo di andare a aggredirli senza per questo poi farci saltare in maniera semplice e facile nell'occasione in cui andremo a fare pressing. A livello di modulo confermi ovviamente il 4-3-1-2 con il centrocampo a rombo, però immagino che gli attori saranno leggermente diversi rispetto. Chi lo sa? Chi lo sa? Sa anche che i moduli possono cambiare. Probabilmente cambieremo. Ok, questo è interessante. Benefici del tutto. Fino a fondo. Per voi? Io so, c'è le certezze, non so bene. No, qualcuno riposerà. Anche in funzione del turnover, abbiamo giocato domenica, rigiochiamo lunedì. Non mi interessa il fatto che giochiamo con il Siena, tengo subito a precisarlo, mi interessa che abbiamo un'altra partita, e quindi ci sono giocatori che hanno tirato la carretta per un lungo periodo, e come è successo domenica scorsa, probabilmente anche domani sera ci sarà un po' di turnover, rientreranno magari i giocatori che sono stati fuori l'altro giorno, ne uscirà qualcun altro, in una normale rotazione che magari forse a breve
non ci darà grandi vantaggi, ma alla lunga sono convinto che quelli sono quello che riusciremo a risparmiare sotto l'aspetto, insomma, fisico e mentale di questi giocatori oggi, ne avremo poi grande beneficio domani. Lazzari è pronto, può essere schierato? Lazzari si è allenato solo ieri, quindi Lazzari Cesaretti è un dubbio che mi voglio portare fino in fondo. Okay. Ministeri nazionali, visto che magari c'è possibilità che vengano, Danovic, Fabrini e Soriano arriveranno probabilmente nella notte, soprattutto Fabrini e Soriano, però Fabrini parte titolare, quindi non credo che sia giocando oggi. Soriano probabilmente no. Soriano stesso discorso, comunque conoscendolo Soriano è un ragazzo che soffre molto i viaggi, sia fisicamente anche mentalmente lo abbattono, ve lo dico per esperienza perché è già successo l'anno scorso che quando poi l'abbiamo fatto giocare dopo che andava in nazionale era uno straccio. E il portiere ce l'hai? Il portiere ce l'avrò, però credo di confermare la volta. Dopo Piacenza avete parlato, dopo la gara vi siete spiegati, avete detto... Non c'era niente da spiegare. Occasione persa oppure... Assolutamente no, lo sapevo che poi andava a cadere su quella che era stata la vigilia della partita, come avevo detto, non c'è occasione persa. Perché? Piacenza si è dimostrata una squadra forte, noi non sappiamo di non aver fatto 90 minuti eccezionali, abbiamo avuto una grandissima reazione dopo 1-0, sicuramente era una partita che potevamo vincere, però la Serie B è lunga, spesso magari anche l'aspetto psicologico, dopo che si vede da tanti risultati positivi, qualcosina si perde, due vittorie ti lasciano poi sì un grande entusiasmo ma anche la consapevolezza forse che puoi fare meno come ho detto per vincere le partite, e questo non è così, se caliamo un attimo l'attenzione diventiamo una squadra normale, essendo poi diventando una squadra normale siamo in condizioni di poter subire anche le partite contro Piacenza, contro squadre che magari la classifica, solo la classifica dice che potrebbero essere inferiori. Un ritorno sul Maradona che viene in panchina allora. Quindi sul modulo nuovo se possiamo sbizzarrire la nostra fantasia, insomma non c'è da capire molto di più a quanto sei. Sono zuppa comunque accompagnata. Cioè, abbiamo utilizzato anche il 4-3-3 in due partite, però è stato più un aspetto di andare a giocare certe partite perché avevamo delle assenze, non avevamo certi giocatori in condizioni ottimali, quindi abbiamo giocato certe partite magari anche in funzione di certi giocatori che non stavano benissimo. Voglio che certi giocatori, come ho detto, recuperino un pochettino la fatica, ma voglio che altri la trovino la condizione. Vedi Levan, vedi Moro che è stato a lungo fermo, quindi deve ricominciare a trovare i 90 minuti delle gambe, quindi sotto questo aspetto qua i moduli su cui giriamo sono due, quello di domenica scorsa e il 4-2-3-1. Appunto, stavo per dire escludere il 4-4-2, insomma, visto che non è andato benissimo quando è andato. Levan e Coralli probabilmente faranno staffetta, questo sì. Perché comunque Claudio è molto stanco, Levan non ha 90 minuti nelle gambe, farli partire entrambi si rischia poi dopo di avere due sostituzioni da fare, quindi probabilmente ci sarà staffetta tra i due. Anche perché insomma credo che un Nardini che sta bene, insomma, in una partita come quella... Nardini sta bene, Cesaretti sta bene, esatto. Anche Fanucchi sta bene, al di là del fatto che ha un pochettino subito psicologicamente la partita l'altro giorno. Lazzari, ho visto ieri allenamento, l'ho visto discretamente, anche se chiaramente è stato fermo quasi una settimana, quindi dobbiamo avere calma. E come ho detto, abbiamo tanti buoni giocatori che, al di là di chi va in campo, mi aspetto che ci sia poi dopo una risposta da parte di chi scende in campo.
E poi c'è un po' la consapevolezza di andare in trasferta e comunque di avere quel piglio in più, perché anche i ragazzi nel dopogara sottolineavano appunto se vai in trasferta, un po' come l'anno scorso succedeva all'inverso, no? Si torna a giocare in casa e c'è quel qualcosa in più, se vai in trasferta e c'è quel qualcosa in più adesso. Secondo me non è tanto, ora l'Empoli l'anno scorso insomma non ne rispondo io, quindi no, ma per dirti, non so quale poteva l'approccio, essere l'approccio. Però una cosa è certa, per tante squadre è più facile giocare fuori casa che in casa. Anche per le grandi squadre, perché comunque l'Atalanta stesso fa fatica, il Sassuolo fa fatica, il Torino fa fatica, perché chiaramente le squadre che vanno a giocare in certi campi aspettano, si combattono tutti dietro la linea della palla e ripartono. E questo vale anche per noi, quando giochiamo in casa, che viene a giocare qua, non è che viene a giocare a sprombattuto, ad armi pari e comunque a viso aperto. Quindi, sotto questo aspetto qua, noi anche in trasferta magari abbiamo la possibilità di colpire sulle armi che poi non riusciamo a sfruttare in casa. In casa bisogna fare altre cose che in questo momento magari ancora non riusciamo a fare a pieno. L'anno scorso c'erano giocatori che, parliamoci chiaro, prendevano la palla e riuscivano magari a far saltare il banco da soli. Quindi sì. Però tu ci insegni, noi ce l'abbiamo, però ancora non sono pronti. Sì, però l'aspetto mentale, tu ce lo insegni, tante volte sopperisce anche magari a alcune, no? Sì, però non dobbiamo neanche pensare che il problema ora ce l'abbiamo in casa. No, non si parla di problemi, si parla di andare in trasferta con un piglio particolare, perché sentivo ragazzi che appunto erano convinti di far bene, perché la squadra gira bene in trasferta, quindi questo mentalmente lo stanno metabolizzando e sta diventando parte integrante del loro DNA. È quello che comunque sia abbiamo cercato di fare dall'inizio, certo. Comunque di andare a giocare fuori è una cosa positiva, con una mentalità importante, certo. Questo lo stanno acquisendo, è una cosa positiva questa qua, non vuol dire chiaramente il contrario, poi quelle partite in casa assolutamente no, non volevo fare questo, come ho detto poi dopo conta tanto anche di riuscire magari a sbloccare il risultato in casa, cosa che l'abbiamo fatto solo col Grosseto, anche con la Destina, anche se poi dopo ci hanno recuperato, domenica siamo andati sotto, quindi non sono state semplici le nostre partite in casa, per vari aspetti, poi con i ragazzi ne abbiamo parlato e loro non sentono particolari pressioni a giocare in casa, questo quindi è importante, c'è stata solo la consapevolezza magari di aver fatto un pochettino meno di quello che potevamo fare, ma anche la convinzione che possiamo e dobbiamo migliorare.